andando? A fa' culo, andiamo. Dove stiamo andando? A fa' culo. Andiamo? Andiamo. Cosa facciamo appena arriviamo? A parte andare a mangiare. Passo il codice a barra. Non ha funzionato. No. Non ti sta, sei così brutto che non ti mette fuoco la videocamera, allora, te lo dico. Vorrei condividere una cosa in questo momento. Vai, conoscendo la nostra fortuna tra me, Puzzo e Cantelli, abbiamo già visto anche il meteo di domenica. Ti avrà tutto il giorno. Mauri, questo sono i tuoi stinchi. Ti do un calcio fortissimo. Non menzionare pioggia, io ti ammazzo. Non menzionare, il meteo che lo dice. Ci stiamo a vedere. Si è arrabbiata anche la videocamera, adesso ti ascolta, ti ha messo anche a fuoco. Esatto. In ogni caso, al massimo ci ammazzeremo di birra tutto il giorno. Cioè, ci sta anche. Ma io preferirei vedere 8000 cavalli che volano. Dove stiamo andando? In Colland, Wellenbrug. Wellenbrug? Wellenbrug. Ma come si pronuncia Wellenbrug? Wellenbrug? Tutto loro lo biascichi e loro capiscono. Cioè, Wellenbrug. Aspetta che provo a ripassare il codice a barra. Passa il codice a barra. Siamo già sulla macchina a noleggio. Mauri, è la prima sua esperienza di guida a sinistra, cioè a destra. C'è qualcosa che non va, è a destra sto cazzo di volante. Guardate la parte sbagliata. Siamo già perfetti col navigatore e tutto. Non ci ammazza nessuno e partiamo per Wellenbrug e ci proviamo almeno. Speriamo. Siamo nel parcheggio dell'Avis qua all'aeroporto London Stansted. Mauri, vedo che se la cava già egregiamente. No. Sì, sì, vai benissimo. È troppo un casino qui a sinistra. Vai perfetto, Mauri, vai perfetto. Qua vai, vai, stai a sinistra. Sei già sbagliato, vedi che stai già. Sì, allora aspetta, bisogna stare a sinistra. Esatto. Vai tranquillo, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma questa macchina è un 14, cioè c'è un motore a tre cilindri che fa rumore, sembra un barrito di un elefante quando parti. Comunque. Dritto? Dritto. Di sicuro c'è troppo poco spazio nella frazione di sinistra, madonna. C'ho il braccio, c'ho la gamba attaccata. Perché loro sorpassano a destra. Sì. Esatto. Okay. Loro sorpassano a destra. Te anche, a te stai sulla sì, sinistra. No, io non sorpasso nessuno. Andiamo verso l'M11. 300 metri. No. M11. Aspetta, devo vedere la seconda uscita. Sì. M11, la seconda, no, esatto. Allora è vero, no. Vicino di là di quello. Sì. Perché la percezione di qua ce l'ho. E di là che faccio fatica. Ma qui sei sulla riga, sembra. Sei perfetto. Infatti con il camion di qui, che adesso io la tua addosso. Tutto a sinistra, tutto a sinistra. Andiamo da Dio. Andrò dritto, no? Uscita. Sì. Siamo in Inghilterra e stiamo facendo i 65 all'ora. 65 miglia all'ora. È troppo casino! Ma vai, va tranquillo, Mauri. Siamo perfetti, vai sì. Sicuro. Perché non c'è traffico, va bene tutto. Ricordate. Mauri, dove siamo? Siamo in Inghilterra. Siamo in Italia. No, dai, dove siamo di preciso? Siamo a Wellenbrug. Siamo arrivati a Wellenbrug. Quello è il nostro hotel, The Oak House. Bed and breakfast. Mi trema la mano, ok, così mi trema un po' meno. Sei carico? Sei carico? Come una batteria da 10 volte. Ho fame. Ho tanta. Hai fame? Sì, ma siamo fuori dalla pausa pranzo. Sono le 3, fai te. Anche perché adesso dobbiamo trovare. È già chiuso, Mauri. Entriamo. Siamo in hotel, a Wellenbrug. Andiamo a mangiare perché Mauri c'ha fame. Questo è il lato di Mauri, giustamente più grande, visto che lui è il più grande. Il più grasso. Più no, è il più grande nel senso, è il sì, più sì. Importante. Esatto, più c'è la sua TV, c'è uno specchio e qua. La Santa Bibbia. Oggi ve la leggo, vi faccio una cazzo di... In inglese? Leggetelo in inglese. Andiamo a mangiare? Sì. Mangiare. Vediamo che il tipo ha detto tante cose, ma io non ho capito. Andiamo in un posto... Le chiavi ce le abbiamo tutti? Sì, io ce le... Siamo in camera stanchi morti. Adesso facciamo un fottuto caffè. Oh, cos'è sto rumore? Che cazzo è? Siamo a Wellenbrug. Non l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo messo a caso. Cioè, non è a caso, che è un pezzo che lo cerchiamo. E guardate cosa c'è. La Wellenbrug? Guarda cosa c'è. Direttamente dall'Inghilterra. Noi che cercavamo un canale a casa, è iniziato così. Tonight on Top Gear.
sabato mattina. Ci siamo tipo appena alzati. Adesso andiamo a fare colazione con... Ma dal fatto al tempo. Andiamo a fare colazione con la salsiccia e il bacon. Bacon. Io no, salsiccia da mattina. Oddio. Il tempo qua... Fa cacare. Vabbè, si vedono già le goccioline sul vetro, quindi avete già capito. Ah, più. Fai modo che ti cada. Se io non sto guidando, guardate chi sta guidando. C'è Fusto che guida. Paurissimo. È tutto a sinistra, Fusto, tutto a sinistra. 200 metri, spostatevi sulla destra. Qua? Poi prendete la seconda a destra. No, il problema più grosso di sta macchina è che non frena un cazzo. Vabbè, la macchina della Laura. Solo Laura la può guidare. Cioè, non frena, ragazzi. Spingi forte. Merda. Spinge forte. Ma sembra andare dritto. Dove siamo? Siamo a Wallenborg. Prendete la seconda a destra. Aspetta, non ho becco, sono andato a destra. Dove c'è stato? Vado dalle 9 alle 4.30 a.m. Vabbè. Sei sicuro che non si può, che si può entrare? Ma ci siamo entrati, quindi... ci sono anche gli altri che girano. Ah, ma secondo me si alzano, c'è scritto automatic, insomma, ci sono i pistoni che si alzano. Si alzano i pistoni passa. Quando non vuoi passare. Quando non puoi passare, quindi se sono giù vuol dire che fai passare. Ma poi ieri ci siamo andati, no? Sì, eravamo seri. Sì. Sì, vedi, c'è... Cioè... 200 metri, girate a destra, poi prendete la terza a sinistra. Ma te prima non fai tre giri, poi fermati al primo. Perché ho comprato questa bocchetta a combinazione? Non si riesce ad aprire, non neanche con le istruzioni. Bisogna farlo da zero per forza. No. Non si apre, non si apre. Tre. Devo buttarlo via. È nuovo. Che l'ho comprato, Mauri? Orange. Era così bellino, sì, ed è proprio da college inglese, questo lucchetto. Non me lo... Oh, buonanotte! Oh, buonanotte! Ok, siamo a Santa Pod. Quello è una funny car? Giusto, è una funny car quella lì? Sì, diciamo... Funny car? Funny car. Che tocca quasi il parafango, sarà al millimetro la cosa. Cosa c'è qua dentro? C'è un vuoto mezzo aperto? Sì. Vuoi di bar? Un po' di emozione, no? No. Carrozzeria della Marshall. Tanta pioggia, troppo. Beh, almeno abbiamo sentito un vuoto girare, andare in moto. È già qualcosa, dai. È già qualcosa. Poi appena smetterà di piovere. Speriamo. C'è freddo, c'è freddissimo, Mauri, c'è freddo. Sì, ma siamo bagnati, perché è giusto il calore del patrimonio del vino. Via. Guardalo, 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 che ignoranza. Sì.
cambio la mano perché si sta gelando. Puliscono tutta la apertura. Ah, deve essere perfetto. In caso che non ci sia per fare cadute. Vedi te. Non so se è giusto, sì. Deve avere cosa troppo meno. Con me? No, il mio top no. Dici che proprio solo tutto il paracadute? Paracadute, cioè, come cazzo fai a fermarti? Se non solo un paio, scusami. C'è un minimo di freno che aiuta il paracadute. Your accelerator, small movements on that steering wheel. The steering wheels do go up and down. The seats go in and out. There's a little lever between your legs. Get yourselves comfy. Okay, on here, drivers, you're going to see the start lights, five reds followed by the green lights. Don't go until you see the green lights. Who's going to win the race? Four is confidence. I like the start. Hang on a minute, number four. There you go. Let's see what you can do there. Here we go then, guys. We got one red, two reds, three reds, four reds, five red lights. We wait for green. It is green. We are racing away to go. Four with a perfect start. Number six now challenging. It's four. Oh, no, 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 no. It's Carnage. Thank you.
pazzo. Sì. Non riesco a smettere di tremare. Roba che è un pazzo. Like I said, you know what? He lets his bike through the talking. Make some noise for Zoltan. Let's jump in there and really hard to do as well. Those are flamethrowers, ladies and gentlemen. Yes, they are.
All right. See, that's what you want, isn't it? You'd just love it, wouldn't you? Say you're a parent and you got maybe an 18, 19 year old daughter. Zoltan turns up to take her out on the first date, pulls up on the drive. Oh, what'd you do? I ride stunt motorbike. And she gets on the back and off they go up the drive. Him doing a huge burnout, flanking up the back, you like that. Dear sweet Lord, it's all over. Somewhere in the world, he is a responsible human being. Sorry, right here today at Santa Pod, he is a man with a flame. You might notice as well, as he accelerates towards us, the flames actually blow out, and he's just pouring neat fuel over his own back. It's just insane. Yes, we do have fire extinguishers. You see, he's actually having trouble rocking out the front wheel there once again. Hopefully you got the cameras out. Yeah. No, see there, the fuel, the flames get blown out. This is petrol flying down his back. That would be quite scary, wouldn't it? There's a couple of small children down there. I'm not too sure about this. Hello, they're clapping, that's good. Here he comes, riding straight out the gates of hell. This one's for you guys. Drifting up the arena. I think we're getting to the end of the Zoltan show there. So if this is the last one he passes you by, make sure you make some noise for him. Give him a wave now. Here comes Zoltan. He's come all the way from Hungary. He is actually on fire. He's just been performing an amazing array of stunts there. Absolutely brilliant. Soaking wet arena here at Santa Pod. All kudos to you, sir. Absolutely brilliant. And now they're going to do it in reverse. I'm not even sure how Chris can see out of that thing. Hilarious. Has he got a window to mystery? He needs to get a blower on, he's got a heater on. He hasn't got one. This is just a water. He doesn't rain a filter, does he? Okay, they're now going to start doing the skipping routine. This is basically where, on the same spot, we have three cars driving the lineup and they replace each other in the lineup. So in theory, they should be able to do this maybe two or three times each while staying in the same spot. Oh, they see how sticky he's there. Now Mark is sliding in the back there. Now Clint, now Chris going for, I think that was the third time, is that Clint? Give him a wave as they come by. You can see he can hardly turn his
inside that monster truck. That's how 1500 brake horsepower works. So we're gonna have Tony Dixon come first. So both these drivers like psyching each other up. And the shows we've had before, we've always had a little bit of a chat to them. Drew bouncing the fuck up and down here. He told us earlier on he does that to shake the water off the river stream. So we'll see where he's going. And what he's doing there is parking the popular across the PA truck to flat, so Tony loses control. He won't drive into a lot of the... Three! Jump! Go on then, Tony! See you waving. One, two, three, jump! Come on, Drew, you've seen what Tony can do. Little bit lighter there. Two, three, jump! Come on, Drew! All the cars, all the cars. Now what do you reckon, Tony? Do you reckon he's going to give us a cyclone? Look at it moving around, it's so wet out there. Very, very close there to the JCB. Let's see if he's going to give us one of the barriers. Tra l'altro, mia. Se tu stavi zitto, io non ti rompevo i coglioni. Se tu stavi zitto, io non ti rompevo i coglioni. Sei stato te a dire: oh, vaffanculo, 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 vaffanculo. Quindi devi sempre agire la persona classica con la bocca storta. Vuol dire che cagano.